Camillina, secondo te come sta il Tanaro? Ha più o meno sete di te? Oggi, domenica 7 agosto 2022. Dopo una piccola rinfrescata del clima, del meteo dovuto appunto ai temporali degli ultimi giorni, o meglio delle ultime sere, ci catapultiamo a Motta di Costigliole d'Asti a sperimentare un tratto di fiume Tanaro che non abbiamo ancora mai sperimentato in direzione Asti, apposta per vedere a che punto sta il livello del Tanaro. Se è migliorato leggermente rispetto alla precedente volta in cui abbiamo sperimentato il tratto della Fondazione Ferrero di Alba in direzione Roddi, oppure no. Si presume che un pelino meno sete dovrebbe averlo il Tanaro, visto che ha ricevuto un po' da bere dai temporali, ma come di consueto, buona visione! Ed eccoci in direzione Costigliole d'Asti, nella fattispecie frazione Motta. Parcheggiamo in questo preciso punto all'altezza di Motta di Costigliole d'Asti. Motta di Costigliole d'Asti si trova giù di qua, in questa direzione. Noi ci siamo leggermente spostati proprio per trovare una stradina che scenda giù da questo raccordo praticamente che attraversa il Tanaro. A meno di 100 metri da noi abbiamo il fiume Tanaro. E cerchiamo appunto una strada sterrata che corra lungo il Tanaro in maniera da poter verificare il livello delle acque. Prendiamo una stradina laterale asfaltata e scopriamo attraverso questo cartello che siamo sotto San Martino Alfieri. Non conoscendo la zona, naturalmente dobbiamo scoprire se questa stradina poi porta lungo il Tanaro, perché mi pare di aver intravisto sia su questo versante di sponda del fiume una stradina sopra del ponte, sia anche qualcos'altro dall'altra parte. Magari il primo tratto non è proprio adiacente al Tanaro, però più avanti potrebbe essere che poi si avvicini al Tanaro e che ci sia poi un seguito. Nel frattempo abbiamo 31 gradi. Caldo, ragazzi, ma decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti, dove era ben più caldo. Procedendo proprio in questo punto, la strada da asfaltata diventa sterrata. Abbiamo percorso un tratto di questa strada sterrata, ragazzi, prima eravamo in un bosco, adesso qua abbiamo sulla sinistra dei campi, di qua una specie di boscaglia. Prima sentivamo il rumore del Tanaro, qua purtroppo la vista è offuscata e non si vede un Cristo. In questo punto qua non sentiamo neanche più il rumore del Tanaro, quindi il rumore proprio dell'acqua, del passaggio del fiume. Vediamo, proseguiamo ancora un pezzo in avanti e vediamo cosa salta fuori. Ok, eccolo qua il Tanaro, ragazzi, solo che qua accedere è un po' un casino perché c'è sterpaglia eccetera eccetera, però lo vediamo, lo intravediamo, vediamo se troviamo un punto più vicino. Continuiamo questa strada sterrata e purtroppo il Tanaro lo si intravede, ma non c'è un punto da cui si può vedere senza rami in mezzo. Nel frattempo, ragazzi, abbiamo anche attivato il filtro passa alto perché c'è un po' di arietta qua, e allora direi che il filtro passa alto possa starci bene. Vedete che c'è vento, dovreste sentire adesso un pochino meno. Abbiamo anche il gatto morto sul microfono, ragazzi. Il problema è che questo gatto morto qua su questo tipo di microfono fa un po' quello che può, non è così efficiente come il Canon. Qua vediamo di nuovo qualcosa, sembra che di acqua qui ce ne sia un pochino più rispetto alla volta scorsa, vedete, però si vede proprio poco e male perché ci sono le gaggie in mezzo che rompono le balle. Ok, un altro punto, ragazzi, ecco, qui è più aperto sicuramente. Si potrebbe anche accedere scendendo di qua, però qua riusciamo già a vedere in che condizioni si trova il Tanaro. La domenica 7 agosto 2022, come dicevo già nell'intro, facciamo il paragone rispetto al tratto di Tanaro che abbiamo visto qualche settimana fa, che abbiamo documentato purtroppo una siccità davvero preoccupante.
Allora, ovviamente il livello è sempre basso, direi parecchio basso, ma non così osceno come la volta scorsa. Vedete che una buona parte del letto del fiume purtroppo è scoperto, senza acqua, tutta questa zona qui fa parte del letto del fiume, però di acqua ce n'è poca o nulla. E direi che qui abbiamo circa forse un 40%, in alcuni tratti un 50% del letto del fiume coperto da acqua, anche se da un livello molto basso. Mentre invece nella precedente documentazione, quella ancora di luglio, abbiamo fatto il calcolo, c'era forse un 20% di superficie del letto del fiume coperta da acqua, il resto era totalmente scoperto. E mi riferisco al tratto, come dicevo prima, il tratto da Alba a scendere giù verso appunto in direzione Roddi. Ok ragazzi, dopo neanche 100 metri scopriamo miracolosamente un punto che consente proprio di accedere al Tanaro, perché qui c'è uno slargo, possiamo prendere a destra. Camilla ha già adocchiato la strada che porta al fiume e di qua, regia, vieni a vedere, qua accedi proprio al fiume, sì, arriva proprio a vedere intanto i ciottoli e possiamo vedere da vicino quanta superficie del letto è coperta da acqua e quanta no. Allora, noi qui incamminiamo ancora per un bel tratto, qua siamo sui ciottoli, sulle pietre, vedete? Ok. E andiamo a sperimentare il Tanaro proprio da vicino. E non sarebbe neanche male toccare l'acqua per sentire a stima che temperatura potrebbe avere. Camminiamo. Oh. Meno male che c'è un po' di ventilazione, ragazzi, perché sennò sarebbe da morire. Camilla naturalmente quando vede l'acqua, ecco lì può entrare. Prima entrava nelle pozzanghere tutte sporche, qui invece vedete che la corrente tira da destra verso sinistra, giustamente, quindi tira in direzione Asti. E qui, eccola qua, qui abbiamo Emilia, qui abbiamo il fiume. Però vedete com'è la situazione, noi qua abbiamo fatto un grosso tratto, vedete, fin da là sopra dove siamo arrivati, tutto dove ci sono i ciottoli e questo larghissimo tratto è totalmente scoperto dal fiume Tanaro, abbiamo soltanto questo piccolo tratto, quindi io prima ho sparato un 40-50%, ma in questo punto preciso saremo forse a un 30% a dir tanto. Ah, proviamo a sentire l'acqua com'è. Assolutamente no, che gelata, è caldissima, almeno qui, poi più avanti magari vado a fare il bagno tranquillamente, a parte pulita, trasparente e calda, 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 tiepida veramente, spettacolo. Se avessi saputo che l'acqua del Tanaro oggi era così pulita intanto e tiepida,
avrei portato il costume da bagno, ragazzi, avrei fatto un bagno, perché invitava veramente, veramente, veramente di entrare. Ho messo la mano, mi aspettavo un'acqua molto più fredda, normalmente i fiumi hanno un'acqua decisamente più fresca, invece no, tiepida, quantomeno in prossimità della sponda, poi magari nella parte centrale del... ma non penso fosse molto profondo lì, eh. Comunque un bagno si poteva fare, non è detto che poi un giorno magari torneremo e faremo il bagno. Nel frattempo abbiamo anche scoperto che nonostante la nostra destinazione iniziale fosse Motta di Costigliole, siamo dalla parte opposta della sponda del fiume, non sapevamo bene su quale andare lungo, la destra o la sinistra, e combinazione qua, San Martino Alfieri, si vede che il Tanaro divide in due proprio i due paesi con le due relative frazioni. Nel frattempo proseguiamo qua la nostra sperimentazione di questa strada sterrata, ragazzi, sempre più incasinata, perché qua c'è pauta a non finire. D'altronde sono venuti violenti temporali proprio nelle ultime serate, quindi ci sta in pieno che ci sia paciorla, e vediamo se poi c'è più avanti un altro punto di congiungimento col fiume. Notiamo qua sulla nostra sinistra dei maestosi calanchi, molto simili a quelli che tipicamente si vedono nella fondovalle dopo Dogliani per andare in direzione Mondovì. Nel frattempo proseguiamo il tratto su questo su questa strada sterrata. Vediamo che abbiamo di nuovo sulla nostra destra il Tanaro. In questo punto vediamo che il Tanaro occupa un buon 80, se non forse anche il 90% del suo letto. Si vede che in questo punto il letto del fiume si stringe leggermente. Continua questa leggera brezza, ragazzi. Anzi, adesso il vento sta diventando decisamente più forte. Bellissima giornata di sole, molto più fresca delle precedenti, come dicevo prima. Attenzione, oggi stiamo facendo però un po' i temerari, perché diversi siti danno nel tardo pomeriggio barra sera l'arrivo di violenti temporali, comprensivi anche potenzialmente di grandinate. La cosa mi fa sempre bestemmiare, perché finché è pioggia non importa, la grandine, ragazzi, voi sapete bene che è una gran porcheria. Per cui vediamo di non fare tardi oggi, vediamo di non tornare troppo tardi. Arriviamo proprio adesso in un nuovissimo punto panoramico da cui si può vedere bene 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 il Tanaro, e mi spiace veramente tanto di non aver portato il costume da bagno, ragazzi, perché acqua calda e guardate che meraviglia. Nel frattempo arriviamo nel comune di Antignano, ragazzi, parco paleontologico astigiano, molto interessante. Nel frattempo proseguiamo la strada, diventa un sentiero. Il primo pezzo era carrabile, adesso è proprio diventato un sentiero, vediamo fin quando prosegue, ragazzi. Bellissimi paesaggi, molto selvaggi, qua in questo punto, con il Tanaro sulla nostra destra e la vegetazione e poi i calanchi sulla nostra sinistra. Adesso diventa sempre più stretto questo sentiero, non so se ha una prosecuzione o meno, perché non è indicato, non ci sono cartelli, non c'è nulla, ma noi andiamo a sperimentare. Ma uno laggiù sul masso? Ce n'è uno laggiù sul masso, sì. L'ho perso, è partito di qua.
Roba da non credere, ragazzi, più andiamo avanti più diventa veramente bellissimo tutto il contesto in cui ci troviamo. Questo sentierino diventa sempre più carino, panoramico e selvaggio. Mai più credevo alla partenza. Abbiamo preso quella strada sterrata che sembrava l'ultima strada anonima di campagna, piena di paute eccetera eccetera, e adesso si sta trasformando addirittura in un'area naturalistica, un parco. Madonna, spettacolo, veramente bello. E poi tutto lungo il fiume. Davvero un peccato non aver pensato di portare costumi da bagno, ma io l'ultima cosa che pensavo è quella, era proprio tutto quella di fare il bagno nel Tanaro. Certo, ci si poteva anche arrivare, però a immaginare che l'acqua fosse veramente calda o tiepida, insomma, date tutte le altissime temperature che ci sono state negli ultimi giorni. Però vabbè, dai, non importa, ma ritorneremo di sicuro. Il sentiero qua ha fatto una S verso sinistra, ci stiamo leggermente allontanando dal fiume, abbiamo però questo splendido sentiero, ragazzi, guardate che roba, panorama davvero favoloso, questo tappeto erboso, questa striscia erbosa del sentiero con bosco sulla nostra sinistra e maggiori aperture sulla nostra destra. Giornata spettacolare, cielo azzurro, ventilato, umidità più che accettabile. Dopo aver attraversato questa immensa distesa di prato, tagliata proprio a metà da questo sentierino, arriviamo qua, Camilla, lascia stare sti sacchi di merda lì, arriviamo in questo gabbiotto qui che ha tutta l'aria di essere un qualcosa che ha a che fare col turismo, ragazzi. Questo è un capannotto qua di legno, qui abbiamo questa tettoia e poi ci sono diversi altri cartelli che vediamo qua. Qui area barbecue, hanno fatto il fuoco, si vede, e pare anche abbastanza di recente. Poi abbiamo questi stranissimi cartelli, questi cartelloni in legno, però apparentemente senza scritte, o forse qualche scritta c'è. Sì, è vero, qualcosa c'è, vediamo cosa dice qua. Allora, l'800, il trasporto di persone, animali, cose, fra cui lo sponde del Tanaro, vabbè, qui parlano delle robe antiche, vedete. E il sentierino prosegue in mezzo a questi cartelli, abbiamo sempre i nostri calanchi sulla nostra sinistra, siamo leggermente più lontani dal Tanaro, zona parco naturalistico, spettacolare, questi cartelli indicano robe storiche, vecchie, guardate che spettacolo. E questo bellissimo boschetto a forma circolare, che cos'è? Tutte piante che sono state piantate perché ha una forma simmetrica perfetta. Ragazzi, senza neanche saperlo, siamo arrivati all'inizio del parco paleontologico astigiano e siamo nel comune di Antignano, ragazzi, comune di Antignano. Siamo inconsapevolmente arrivati appunto dove c'è questo cartello che spiega e abbiamo qua anche una sbarra, noi siamo arrivati di qua, vedete la sbarra col cartello comune di Antignano, praticamente di qui inizia il percorso e poi si può proseguire fino, non lo so, magari poi si prosegue anche oltre al punto dove noi abbiamo parcheggiato la macchina. E proprio in questo punto inizia l'area naturalistica, vedete? Ancora un ultimo scorcio del Tanaro che possiamo osservare da questo punto, proprio dall'ingresso di questa area naturalistica. Ok, ragazzi, adesso torniamo indietro per due ragioni. Innanzitutto perché qui abbiamo l'inizio di questo tratto, per cui dopo c'è una strada asfaltata che poi si congiungerà con qualche altra provinciale più importante, e secondo perché purtroppo, esattamente come da previsioni, vediamo che proprio nella nostra direzione del ritorno
Il cielo si sta rannuvolando, siccome erano previsti temporali e tempeste forti, ragazzi, è meglio darci una mossa ad avvicinarci il più possibile al parcheggio. Com'è che all'andata non abbiamo scoperto questo ruscellino? Forse era un po' nascosto. Ok, siamo sulla strada del ritorno, ragazzi, è di nuovo uscito il sole, c'era un momento in cui c'erano le nuvolacce nere, a quel punto abbiamo anche accelerato il passo perché effettivamente la minaccia era abbastanza consistente, ma adesso si è di nuovo ritirato tutto, meno male. Ormai manca poco, adesso dovremo attraversare questo tratto di strada qui, guardate che porcheria. Ragazzi, siamo quasi arrivati, però sulla nostra destra vediamo dei cieli leggermente neri e preoccupanti, eh? Lo sentite il tuono? Bene ragazzi, abbiamo giusto avuto il tempo di tornare, tempo di mettere la macchina in garage, ragazzi, dopo un minuto e mezzo, non siamo arrivati a due minuti, è iniziato a piovere, non in maniera violenta per il momento, sta facendo una pioggia leggera, ma le previsioni davano possibilità anche di rovesci importanti. Questa documentazione, questa esplorazione oggi è stata estremamente positiva, gratificante e soddisfacente. Non succede sempre, ragazzi, io ho ideato una certa zona, un punto dove c'era un ponte sul Tanaro, dove avevo intravisto appunto una volta una strada sterrata che proseguiva lungo il Tanaro. Ho detto ma sì, prendiamo, non mi aspettavo di trovare chissà che cosa. All'inizio il percorso sembrava un percorso totalmente anonimo, una strada di campagna anche abbastanza sporca, dismessa così, poi proseguendo avete visto che paradiso di posto, un sentierino con delle vedute allucinanti, i calanchi da una parte, poi foreste, il fiume Tanaro eccetera eccetera, e siamo arrivati addirittura in una riserva naturale e in un parco paleontologico, come avete visto dai cartelli, da San Martino Alfieri partenza e arrivo ad Antignano, entrambi in provincia d'Asti. Molto bene, come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto se il video è stato di vostro interesse, mi raccomando iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, i commenti ragazzi ovviamente sono sempre graditissimi e come di consuetudine al prossimo video, ciao!